che un uomo che parlava da solo e ha dato il titolo, sto scherzando, al libro che trovate in tutte le librerie, Un uomo, un mito, Paolo Bonolis. Ti accogliamo con Ivan Allen. Fantastico, Jump. Ciao. Ben trovato, la mano ce la stringiamo, sì. Non ci faremo, non mi toccherò il naso nella bocca. Addirittura. Eh no, delle regole Covid, noi sai che zitta, siamo proprio. Zitta. Perché zitta? Lo so, ce ne sono parecchie, le seguiamo pedissequamente. Esatto, col massimo rigore. Peraltro so che sei diventato nonno da pochi giorni. Sì. Un bimbo che ha un nome impegnativo come Roosevelt, Theodore, detto Ted o Teddy. Teddy, sì, è piccolino, guanciottissimo. E proprio per colpa del Covid non l'hai potuto ancora conoscere? No, ancora no, come faccio? No. Arriverò lì che sarà laureato. Probabilmente no, speriamo di no, dai. Per te pure per noi, però certo. Significherebbe parecchio per tutti, esatto, speriamo di no. Senti, perché parlavo da solo, dicevo, parlavi da solo davvero, perché hai deciso all'età di 59 anni, tanto non hai segreti, no, certo, da poco, sì. Di scrivere un libro che è veramente la tua visione, sei entrato dalla nostra parte visione, perché è un libro peraltro molto interessante, tocca tanti argomenti della nostra, io l'ho letto tutto, del nostro Grazie. Vivere, mi fa piacere leggere i libri degli ospiti che sono qui nello studio, perché insomma è un modo per conoscersi e che la conoscenza è sempre importante, e parli, insomma, racconti un po' di te, racconti la tua visione del mondo, perché lo hai voluto fare, perché gli hai dato questo titolo, hai capito perché parlavi da solo? Perché parlavo da solo, era un dato oggettivo, parlavo da solo, parlare da soli non è niente male, perché il contraddittorio è addomesticabile, quindi alla fine della fiera si riesce quasi sempre ad avere ragione dei propri pensieri, e poi sono stato convinto a buttare giù queste riflessioni maturandole ulteriormente. C'è una parte, l'inizio di ogni capitolo è scritto in corsivo ed sono le cose che ho scritto effettivamente io, le altre sono state da me buttate giù tramite lunghe interviste e chiacchierate per approfondire l'argomento. Ci sono piccoli passaggi di vita vissuta che sono quelli che sono stati propedeutici a quei pensieri, cioè sono a sostegno di quello che poi... E perché hai sentito il bisogno di comunicarlo a tutti perché noi? Perché mi sarebbe piaciuto se fossi stato nella possibilità di leggere un libro scritto da mio padre per conoscerlo un po' meglio, per conoscere più approfonditamente il suo pensiero. Già che ho 5 figli, non mi dispiace affatto l'idea di poter condividere quello che sono e i valori che porto con me con questa nuova generazione, perché il comportamento che i figli seguono nell'arco della giornata è sempre importante, però i pensieri sono anche più densi e certe volte raccoglierli per poterglieli trasferire non è male. Mi piacerebbe che attraverso questo libro chi avesse a leggerlo troverebbe, secondo me, cose interessanti, quantomeno per ragionare sui propri convincimenti. Poi si possono... Che è sempre il sale della vita. Che è il sale della vita. Ragionare su quello che... Cioè anche smontare un po' i propri assiomi, no? Le proprie... Sì, esatto. Beh, insomma, comunque condividere con qualcun altro il proprio pensiero. Mi piaceva l'idea che i miei figli potessero leggerlo, e lo leggeranno sicuramente adesso che cresceranno un po' di più, perché vorrei fargli passare un pensiero, che è quello di coltivare profondamente i loro sogni, ma di diffidare un pochettino delle illusioni. Le illusioni sono un progetto che ci viene da fuori, i sogni sono un progetto che generiamo da dentro. Le illusioni dei mercati, le illusioni della tecnologia, delle religioni, eccetera. Ecco, perché da questa tua prefazione, in qualche modo... Il prologo. Prologo, bravo. Grazie. No, perché non mi viene la parola, invece quella giusta questa. Dici della tua infanzia. Sì. Avevamo poche cose, ma la sensazione che ricordo è che non mi mancasse nulla ed ero felice. Mi dai un po' la sensazione di essere un po' nostalgico di quei tempi, e vorrei partire dai tuoi racconti di infanzia, anche perché poi tu parli di papà e di mamma, una mamma che senti tutte le sere e che, come dici tu, non si tiene un cece in bocca, no, e che probabilmente ha avuto un grosso influsso sulla tua vita. Beh, i genitori credo abbiano il dovere di avere un grosso influsso sulla vita dei figli. Peraltro la nostra vita allora era molto concentrata sull'attività dei genitori. Le cose che facevano i genitori finivano per essere condivise dai figli. Non è più così? Ci sono traiettorie differenti. Oggi, ad esempio, l'utilizzo dell'iPhone porta i figlioli spesso a essere altrove, in questa virtualità di racconto dell'esistenza che l'iPhone ti propone costantemente H24. E la relazione con i genitori è più... vive su piattaforme differenti. La vita che facevano i miei era quella che facevo io. La vita che faccio io non è proprio quella che seguono e vivono quotidianamente i miei figli. Tu con i tuoi genitori hai viaggiato? Ho fatto tante cose, sì, tante cose. E tua mamma, appunto, la ricorda, sono un paio di aneddoti molto divertenti, perché è una donna molto libera. Mia madre, sì. Le invidi questa libertà o ce l'hai anche tu?
Fammi qualche esempio. No, ce l'ho anche io. Mia madre è tutto meno che ipocrita. Ecco. Ed è una cosa che non riesco a sopportare, l'ipocrisia, che è un po' una maschera che ti aiuta a sopravvivere, ma che ti fa vivere sistematicamente camminando in equilibrio sulle uova, che è piuttosto noioso. Mia madre non è mai stata così e non è stato neanche papà. E di conseguenza non potevo che non esserlo anch'io. Ti faceva mangiare l'aglio da bambino? Da piccolo sì, mi dava 2 spicchi d'aglio due volte a settimana, uno per 2 volte. E mi diceva sempre, non lo so se è vero che cura le malattie, però di sicuro ti terrà lontani quelli che potrebbero attaccartele. Una regola anti-Covid, perfetto. C'avevo una fiata che anche in Corea sarei stato cacciato via. Però sei stato un bambino felice. Oggi sì, figlio unico, peraltro. Figlio unico, sì. Forse anche in risposta a questo ne hai fatti 5 di figli? No, non li ho fatti come rappresaglia. Sì, lo so. Si cerca o di ripercorrere. No, tutta la famiglia mia è stata sempre... O si ripercorre quello del passato, quello che uno ha vissuto, oppure si fa altro, no? Così tutta la mia famiglia, sia da parte di papà che da parte di mamma, ha sempre avuto tantissimi figli. Mamma e papà hanno avuto me, poi gli hanno detto che tramite una logica di sangue, forse il secondo poteva avere delle problematiche, visto che già il primo gli era venuto con qualche impiccio, hanno considerato di non proseguire nella traiettoria. Hanno continuato a divertirsi insieme, ma non hanno generato. E sono, si amavano, divertirsi? Sì, si amavano molto, ma mio papà si sono amati tantissimo perché papà ci faceva ridere tantissimo e aveva una difficoltà non indifferente di palesare i sentimenti. Li nascondeva con un cinismo molto romano, perché poi lui è nato a Milano ma è cresciuto a Roma, perché sono venuti tutti e due da piccoli durante la guerra, perché strana stravaganza del nazismo, bombardavano tutto ma non San Pietro. E quindi loro andavano a nascondersi sotto al colonnato, si conobbero così e poi sono diventati amici, poi si sono sposati, eccetera. E tu invece i sentimenti li riveli? No, io sono come mio padre. Li sento profondamente ma ho difficoltà ad esprimerli, se non nell'intimità del rapporto interpersonale e sentimentale. Pubblicamente mi risulta un po' più complicato. I tuoi figli ne parli nel libro? Come no? Si sono letti e si sono riconosciuti nei ritratti che hai fatto di loro? I due grandi l'hanno letto e gli è piaciuto. I tre più piccoli ancora non l'hanno letto e credo che lo leggeranno tra un po', insomma. Che c'è sempre adesso, un rischio, no? Adesso gli ho comprato quello da colorare, poi dopo ci avranno quello da leggere. Va bene. Rivediamoti agli inizi della tua mirabolante carriera. Micchia. Qui la situazione di Capitan Futuro è drammatica sul serio. Riuscirà il nostro eroe a trovare la base segreta del suo più acerrimo nemico, il professor Zaro? Io premo e parto? Sì. Oh! Forte! Aspetta, aspetta! Metto dritto. Ma questa va... E voi, con lo sgonfiarsi di Lello, avete a disposizione una camicia che potete immediatamente indossare perché è già asciugata e stirata. Guardate che lavoro che è venuto, bello bello, pulito pulito. Ecco qua. Queste erano, sì, due cose in Rai, gli inizi, gli esordi a 3-2-1 contatto, che era proprio qua, da queste parti. Teulada 66. A Teulada, e poi sì, esatto, era ai tempi della capostruttura dei programmi per ragazzi, era Luciano Scaffa. E poi i cervelloni lì al Teatro delle Vittorie. Insomma, l'anno prossimo faccio 40 anni di televisione continuativa, come sto diventando vecchio anche lì. Ti si presenti come, sono un cervello qualunque, così scrivi, di cultura modesta, che rileggendosi si è scoperto un cinico sognatore, ossimoro umano, che spesso si diverte nel non senso generale. È una definizione non particolarmente generosa verso se stessi. La tua modestia è reale oppure c'è un po' di compiacimento anche romano, no? Nel non vantarsi, nel non avere troppe vanaglorie? Guarda, la vanagloria mi disturba abbastanza. Non è un commento per nascondersi, è una verità delle cose. Viviamo tutti un po' da esaltati, pensiamo sempre di essere padroni di chissà quali superpoteri. In realtà siamo ciò che siamo e la bellezza è proprio quella. Però esaltarsi eccessivamente crea anche delle aspettative nell'individuo stesso che si esalta, che poi finiscono per deluderlo nell'esistenza. A te non ti sei mai esaltato, non ti è mai capitato di essere esaltato o deluso? Sei rimasto lo stesso da quelle prime trasmissioni al successo poi che hai avuto dopo? Evidentemente sono cambiato, ci mancherebbe altro. No, rispetto al successo, rispetto al successo no, perché l'ho vissuto per gradi.
quindi mi sono fatto gli anticorpi strada facendo, ho cominciato con i bambini, poi ho fatto programmi per ragazzi, poi per adulti, tra un po' farò Frontiere dello Spirito, così ho chiuso il percorso. Che cosa ti rende cinico? Guarda, il cinismo è una cosa strana, io non sono cinico, sono un cinico buono, il cinismo è come il colesterolo, c'è quello buono e quello cattivo. Il cinismo cattivo credo sia quello che ti porta verso l'indifferenza, il cinismo buono è quello che ti porta verso la leggerezza, quindi lo smussare gli angoli di problematiche talvolta vissute in maniera esagerata laddove non lo sono, con la leggerezza riesci a trovare anche i risultati e le soluzioni migliori per risolverlo. Un po' di disincanto. Un po' di disincanto, brava, sarà Roma questo che ti porta a che pensare. Che ne ha viste talmente tante da Renzi Kenecchi in poi, no? C'è un capitolo nel quale mi trovo moltissimo proprio sulla capitale. Bene, la grande storia della televisione, tu molti di loro li hai conosciuti, questo è un filmato, devo dire, che ogni volta che lo si rivede ci fa sognare, ci rende un po' nostalgici. Cari amici, voglio dire grazie a voi. La tua, come quella di Corrado, potremmo dire è una TV fatta di gente normale. Cosa ti piace dell'essere umano? Com'era quella frase, la gente è lo spettacolo più bello del mondo ed è gratis, no? Io da piccolo volevo fare l'esploratore. Poi mi sono accorto, crescendo, che si erano praticamente esplorati tutto. Non sapevo più dove andare. E ho scoperto invece territori fantastici, che sono le persone che hai di fronte. Ognuno è un territorio nuovo, un territorio da percorrere, pieno di sorprese, pieno di inganni, pieno di meraviglie. Ecco, quindi ho continuato a fare questo, l'ho scoperto casualmente questo lavoro, ma credo che i game people sono una cosa particolarmente divertente, perché le persone cambiano, perché chi incontri non lo conosci e devi imparare a, come dire, a conoscerlo e a sondarlo nel breve tempo che hai a disposizione. Ed è un gioco che mi piace particolarmente fare, non per niente Avanti un altro, che è una trasmissione che va in onda sulle reti Mediaset come preserale, ha un cambio di concorrente costante, no? Perché mi piace l'idea di poter confrontarmi con persone sempre differenti, la bellezza di non dover scrivere un copione, perché non puoi scriverlo, nel senso che non sai l'interlocutore che farà, non sai chi è, non sai cosa dirà e come si comporterà. E quindi cavalcare questa tigre nell'imprevedibilità del tutto. L'imprevedibilità nello spettacolo è, credo sia quello che mi dà l'adrenalina e il divertimento maggiore nel poterlo affrontare. E di tua moglie Sonia cosa ti ha colpito a proposito dell'altro? Ma come è uscita? Perché a proposito dell'altro da sé, no? E cosa ti ha colpito e cosa ti ha invece fatto mantenere l'amore? Ma mi ha colpito, a parte la sua estetica, che mi è piaciuta subito. Bella. Bellissima. E poi mi ha colpito che aveva questa freschezza e velocità mentale che mi ha intrigato da subito e con la quale continuiamo a convivere felicemente, raccontandoci l'un l'altro, attaccandoci l'un l'altro, confrontandoci l'un l'altro e perdonandoci l'un l'altro. Non vi annoiate? Qual è la cosa Perché con tre figli e due che stanno dall'altra parte è abbastanza complicato a non annoiarci. Insomma, c'è da fare. Ecco. Qual è la cosa più importante che lei ti ha perdonato? La cosa più importante che mi ha perdonato, credo, la mia natura. Te stesso? Sì, esatto. Cioè? Esatto. Beh, diciamo che ha fatto un forfè. Ha preso il tutto e ha deciso di perdonarlo. Vediamo Sanremo. Il tuo Sanremo tutto? Rock. No, vabbè. Potrebbe essere un'idea, guarda. Porca miseria. Facciamo un po' gli ascolti. Buonasera a tutti, amici telespettatori, benvenuti in diretta
dal Teatro Ariston di Sanremo. Il comune affida alla RAI l'organizzazione del Festival di Sanremo, che dovrà svolgersi esclusivamente in teatri e locali ubicati nella città di Sanremo. Capito la chiarezza? Questo problema nacque perché nei festival precedenti pare che qualcuno di Bordighera s'appostasse all'aeroporto, gli fregava gli ospiti stranieri, tanto quelli che ne sapevano dove stava la differenza tra Bordighera e Sanremo. È successo che un assessore di Bordighera, quando venne Ray Charles, fece suonare Ray Charles al matrimonio della sua figliola. Nello stesso giorno un assessore di Sanremo c'aveva il matrimonio della figlia e non si è trovato Ray Charles, però gli è arrivata la parcella, capito? Quindi succedono queste cose, per cautelarsi hanno organizzato. Devo mandare la pubblicità, poi ne parliamo. Sì, sì, di Bordighera. Anche, chissà, okay. Potrebbe essere interessante. Le tentazioni. Spesso tocca guardare e non toccare. Non è così quando entri nei negozi poltrone sofà. Per toglierti dall'imbarazzo, puoi approfittare della collezione Gli Irresistibili. Concediti un divano in tessuto a 370 euro. Uno con relax scorrevole a 690 euro. Oppure uno in vera pelle con due relax elettrici a 870 euro. In più, un finanziamento in 36 mesi. E inizia a pagare a Pasqua 2021. Le tentazioni. L'unico modo per liberarsene. E cedere. Nei negozi poltrone sofà. Autentica qualità. Ehi tesoro, mi hai chiamato? Sì, stanotte sono entrati a casa di Carla. Davvero? E come? Passando dal giardino. Non mi dire, poteva essere la nostra casa. Senti, non dormo tranquilla, mettiamo un allarme. Va bene, mettiamolo. Sì, allora chiamo subito. Scegli Verisure, l'allarme numero uno in Italia. Chiama l'800-94-9494 o calcola online su verisure.it. Sporco? Impurità? Prova acqua micellare Garnier per pelli sensibili. Le micelle, come dei magneti, non solo catturano il make-up, ma eliminano le impurità per la tua pulizia del viso quotidiana. Acqua micellare tutto in uno. Da Garnier, naturalmente. La RAI, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dedica 132 nuove lezioni alle principali discipline scolastiche. Caravaggio avrebbe ritratto i personaggi riflessi nello specchio e non al naturale. Introdotte e commentate da Anna Pancalli. In questa lezione ci occuperemo di Natalia Ginzburg e Cesare Pavese. La scuola in TV, dal lunedì al venerdì dalle 8.30, su RAI Scuola. L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese. È arrivata. L'ho voluta io per premiare i miei collaboratori. Caffè Borbone è unico, anche al distributore. Dopo una pausa così, tutto è possibile. Caffè Borbone, nel tuo distributore. L'ansia ingigantiva le mie preoccupazioni. Non mi lasciavano mai. Dormivo male. Poi il mio farmacista mi ha consigliato Laila. Laila, nuovo farmaco con formula Silexan che aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve. Laila, più spazio alla vita. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Non ho smesso di pensarti un attimo da quando ti ho vista. Io tutta la vita che ti penso. Carlo dov'è? In prima visione. Non c'è niente di normale in questa storia. Davvero non capisco chi è che possa odiarci così tanto. Tieni d'occhio Marta, stalla addosso per me. Se Marta c'ha qualcosa in testa e tu lo sai, me lo devi dire. Oltre alle altre cose, c'era anche una catenina con una medaglietta dove c'erano i loro nomi e una data. Questa, la data di oggi. Se non ha più provato ad ammazzarlo, magari ci ha rinunciato. Lui non sta aspettando l'occasione, la sta creando. Nero a metà, seconda stagione, ultima puntata. Mani dietro la nuca e pistola a terra. Domani 21:25, Rai 1. Vi ricordate di me? Io no. Di una cosa sono sicuro, che un giorno sarò di nuovo un dottore. Ma per ora sono solo Doc.
e sto tornando. Abbiamo visto quel Sanremo che era un po' rivoluzionario, si è apparso dopo tanti minuti di televisione che dove una quale non c'eri, no? Andò benissimo. Ti dispiace quando qualche critico ti scrive che fai TV trash? No. Non mi dispiace perché capisco i limiti del critico, nel senso che si pongono delle etichette e si fa prima a giudicare le cose. È tutto molto sbrigativo, noi viviamo in un'epoca dove è stata divinizzata la velocità e quindi anche il pensiero non deve soffermarsi troppo per capire, basta sparare un titolo o mettere un'etichetta. E alcuni prodotti che ho fatto non sono trash, sono solamente racconti divertiti della surrealtà che viviamo quotidianamente facendo finta di non appartenervi, ma sono privi di ipocrisia. Torniamo perché lo affermano. Mamma. Esatto. Giacché si vive spesso una televisione che sa essere profondamente ipocrita, quando esce qualcosa di non ipocrito viene guardato con sospetto perché rischia di risvelare l'ipocrisia dall'altra parte. Ciao Darwin non è un prodotto trash, Ciao Darwin racconta il trash. Racconta quello che viviamo tutti quanti noi facendo finta che sia una realtà comprensibile, in realtà è abbastanza incomprensibile. Però poi vengono ignorate tante altre cose che sono state fatte nel corso di questi 40 anni di lavoro, dal senso della vita, a Sanremo, alla Domenica Inn che feci qui in Rai, a Music, ai 100 anni del CONI, alla diretta dell'Expo, dell'apertura dell'Expo di Milano. Sono state fatte tantissime cose che sono state scritte da noi e sono state fatte da noi. Quindi chi ha piacere a scriverlo, che lo scriva, insomma, ognuno dice ciò che può. Invece uno dei capitoli più belli del libro è quello che è dedicato a Silvia, tua figlia, e alle Special Olympics. Sì, sì. Ce la racconti tu Silvia, quanto le vuoi bene? Come a tutti gli altri. Silvia è una bambina bellissima, sempre molto sorridente, molto solare, che ha partecipato alle Special Olympics vincendo anche la medaglia d'argento nel lancio della palla e ha vinto la medaglia d'oro nei 10 metri piani assistiti. Che fu una gara molto bella perché gareggiavano in due. L'altra, quando ha sparato la pistola boom, per la partenza, si è completamente cagata sotto, quindi non è partita. Muore. Silvia invece è partita tin, 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 e ha vinto la medaglia d'oro. Ma la cosa bella è che erano tutte e due felicissime solamente ad aver partecipato. Cioè, in quei giorni che ho passato lì a Montecatini per le Special Olympics, la bellezza di questa manifestazione è che non c'è... raduna dei ragazzi che hanno delle disabilità. Sì, cioè, sì, ecco. Silvia ha delle disabilità e amen. E, succede, noi lo diciamo spesso, certo, che succede, certo, fa parte della vita. Certo, non c'era preoccupazione, cioè c'era una serenità diffusa da parte di chi queste difficoltà non le aveva e da parte di chi le aveva. Era una comunione di felicità che è difficile riscontrare altrove. Ecco, amen. Ti ha fatto questo gran regalo in qualche modo. Hai avuto paura di trascurare gli altri figli per Silvia? Perché No, non è mai successo? No. Beh, Silvia ha delle attenzioni particolari, chiaramente per le sue necessità, ma gli altri hanno altre attenzioni particolari per le loro di necessità. Anche perché ognuno ha le sue. Ognuno andiamo le... allo specchio? Tu, c'è uno spazio, la nostra intervista che si svolge lì. Non sì. C'è nulla di grave. No, non ti preoccupare. È molto semplice, io la faccio... Prego, dico, signora. Dottor, no, vada lei, prego. Sì. Non mi va di darle le spalle, sono sempre una padrona di casa, anche se... Devo mettermi qui? Sì. Ma lo specchio sta di là. E lo specchio, se non ti preoccupare. Ah, prego. L'inquadratura viene bene. Il nostro Davide Marco Tulli sa fare il suo lavoro e non ti succede nulla. Questo è tuo padre. Sì. Qui eravamo, credo, in Thailandia. Uno dei tanti viaggi che abbiamo fatto insieme. Si chiamava Silvio, sì. Morì poco prima della nascita di Silvia. Sì, è morto praticamente pochi mesi prima che nascesse Silvia. E il papà di cui ti parlavo poc'anzi, eccolo là, chi sembra embriaco perché sta con una birra in mano che è, non so, acqua. Però no, non era tutt'altro, era estremamente lucido, divertito e divertente, e era una cassa armonica di divertimento in casa non indifferente. Lo è sempre stato... ruvido nei suoi commenti, talvolta spietato da questa romanità
particolarmente forte che vibrava in lui. Lui scaricava il burro ai mercati generali, quindi aveva una forza e una intemperanza nei confronti delle circostanze che lo rendevano abbastanza brusco. C'è un capitolo che riguarda la morte di un tuo caro amico che è Fabrizio Frizzi. Sì. E nel quale tu racconti un qualcosa che è comune a tanti di noi, cioè l'idea che ognuno di noi immagina il proprio funerale. È capitato questo? Tu ci pensi? Che idea, posto che appunto invecchiare non è poi così male se si pensa all'alternativa, l'idea della morte ti passa nei tuoi pensieri? Ma mi passa semplicemente perché è inevitabile. E quando sarà, sarà. No, non mi ha dato mai grande preoccupazione questa cosa. Mi preoccupo più di gestire la vita che di preoccuparmi della morte, insomma. La seconda clip? Sempre papà, E mo' arriva. Ah. Cercavo giusto voi, sentite. Sono dell'ufficio stampa della RAI e volevo sapere se si poteva organizzare una presentazione alla stampa, un'anteprima del vostro programma ai giornalisti. Ma veramente noi preferiremmo concentrare. Concentrare cosa? Concentrare tutte le pernacchie in autunno, senza diluirle. Ma se è caratterino il Sor Vianello, Sor Vianello, che fate adesso? Un balletto classico. Me lo voglio proprio verde. Perché ti riconosci tanto in Raimondo Vianello? Perché ti piace tanto anche appunto l'elemento cinico, l'elemento romano? Perché nel suo umorismo, l'umorismo nero spesso di Vianello, mi identifico parecchio. E perché Vianello guardava al mondo osservando e deridendo nella sua volontà di esaltazione quotidiana in ogni cosa che veniva fatta. Ognuno pensa di essere un capitolo del quale non si può fare a meno per la storia dell'umanità, in realtà non è così, e lui derideva molto spesso con i suoi atteggiamenti e con i suoi racconti questo modo strano di essere di tutti quanti noi. Il disincanto l'abbiamo capito, ma invece il sogno, che è l'altra parte dell'ossimoro, a questo punto dell'intervista me lo puoi dire qual è? Io ho parecchi sogni e quelli li ho sempre coltivati, il sogno di conoscere gli altri, il sogno di viaggiare, il sogno di continuare a cercare di evitare qualunque sorta di ipocrisia nella quotidianità, sono tanti i sogni. Ce n'è uno. Mi piacciono i sogni altrui, mi piace talmente tanto leggere che ogni libro alla fine della fiera è un sogno, anche mia moglie ora, che sta seguendo la letteratura tantissimo, ha una sua rubrica sulla sua televisione, l'SDL TV, che si chiama I Libri di Sonia, dove intervista scrittori di ogni tipo di settore, dalla saggistica al romanzo. E quello è un modo per sognare, un modo per crearsi un'ulteriore serie di vite parallele, oltre quella tridimensionale della quotidianità, insomma, è affascinante. E i sogni sono fatti in tante maniere. Infatti c'è l'inizio di García Márquez, insomma, del Cent'anni di Solitudine. Molti anni dopo, di fronte al potere esecuzione, il coloniale Aureliano Buendía si sarebbe ricordato di quel lontano pomeriggio in cui il padre lo portò a conoscere il ghiaccio. Muchos años después, frente al peloton de fusilamento, il coloniale Aureliano Buendía vi ha da ricordare che gli tarda remoto e che il suo padre lo aiutò a conoscere il hielo. Ma sta a scherzare, romanzo meraviglioso. Facciamoci un programma TV, poi, sì, prima sì, o poi. Sì, ok. Ultima clip. Questo è il primo capitolo del triplete, la vittoria della Coppa Italia qui a Roma. Io non so nulla, quindi qui proprio io ti ascolto. Posso raccontarti qualunque fandonia, quindi. Assolutamente. No, questo è il primo capitolo del triplete, sono tifoso dell'Inter, quell'anno fu magico, il 2010, vincemmo qui la Coppa Italia, poi lo Scudetto e poi la Champions in quel di Madrid contro il Bayern Monaco, doppietta del Principe Milito, lo stesso che ha segnato sia a Siena che a Roma contro la Roma. Sei un po' enciclopedico però, Bonolis. Sull'Inter sì. Lei è un po' enciclopedico. Sì. Questa parte le piace? No, noto anche nel linguaggio, no, non c'è mai la sciatteria. Cioè, poi te la faccio un pernacchio. No, ma no, una sciatteria, insomma, noto con piacere, no, che c'è il gusto della parola. Ma sai, adesso, a parte tutto, dico, se lavori nella comunicazione,
L'utilizzo della parola credo sia il minimo sindacale per potervi approcciare, se no... È anche un modo per non annoiarsi, no? Cercare sempre... È anche un modo per non annoiarsi. E devo dirti che la scrittura del libro è una cosa che mi ha fatto particolarmente piacere, perché è stato un processo di comunicazione completamente differente dalla parola. Mentre con la parola il tono, il volto, chiaro, la gestualità ti permette di mostrare toni e sfumature differenti di ciò che vuoi dire, nella scrittura invece è molto più complicato, devi andare a cercare la parola giusta e la stesura giusta anche per poter dare quelle sfumature. Quello poi resta, è stampato. Esatto. Il libro a cosa serve anche? No, il libro soprattutto serve, e ringrazierò sempre tutti quelli che dovessero acquistarlo e volerlo leggere, perché tutto l'incasso, edito da Rizzoli, tutto l'incasso di questo libro va al CERS. Cosa sia il CERS è una cosa che potete andare a vedere tranquillamente in rete. Comunque è una onlus che insieme al dottor Renato Berardinelli seguo da tanti anni, che permette a famiglie con bambini con gravissime disabilità di essere assistiti gratuitamente in maniera infermieristica specializzata direttamente a casa loro. Chiaro, quindi è giusto ricordarlo. Grazie. E è vero che giochi da mediano? Beh, giocavo da mediano, adesso diciamo che gli anni avanzano e le articolazioni soffrono, però continuo a giocare con i miei amici coetanei, siamo praticamente all'Atletico Gibot, nel senso che ognuno porta una problematica in campo e cerchiamo di non farci del male, insomma, se vuoi il pallone basta chiederlo. Hai capito qual è il senso della vita? No, non credo che ci sia un unico senso della vita, credo che... Come diciamo nel clima della trasmissione, ci sono tanti sensi della vita, quanti sono gli attori di questa esistenza, cioè ognuno di noi ha il proprio ed è mutevole in funzione delle circostanze dell'esistenza. Da piccoli abbiamo uno degli obiettivi che sono il nostro senso della vita, da adolescenti altri, da maturi in base a ciò che accade altri ancora. Credo che sia sufficiente questo. Accettare il grande dubbio è quello che mi salva. Non mi va di credere in cose indotte da altri, non per questo sono agnostico, non credo in parecchie cose, non credo nell'illusione, ti ripeto, delle religioni, sono delle politiche. Felice? Molto, molto, molto. Molto bello salutarti con questa frase, vieni con noi, così ci salutiamo, puoi scendere dalla tua poltrona. Oh, non ho salutato ci i salutiamo. Signori. Sì, ciao, scusate. Siamo magicamente riapparsi. Sì, ma roba da pasta. Scusa, ti rompo l'incantesimo. Può fare ciò che vuole, questo è. Non ci si può toccare. Non ci si può toccare. Proprio a te. Che mi sei. Ma che sciagura. Noi l'abbiamo toccato. Sono finica, sono molto rigorosa. Brava, infatti brava. Abbiamo aggiunto che non ci saremmo stretti, ma non ci saremmo toccati con le mani. No, non ci tocchiamo. Adesso fatti a disinfettare subito. Subito. Grazie Paolo.